Direttore, sono usciti i gironi, tutto come nelle previsioni, insomma, che girone è ora che abbiamo anche l'ufficialità? Il girone che ci aspettavamo, un girone di grande qualità, dove ci sono anche squadre di tradizione, di blasone, quindi sarà un girone molto molto interessante e molto molto stimolante, nel quale noi cercheremo di farci trovare pronti e nel quale noi cercheremo di essere protagonisti domenica per domenica. L'obiettivo sarà quello dei playoff. L'obiettivo è quello che ho detto, è quello di essere protagonisti domenica per domenica, cercando di fare il meglio possibile, come ho sempre detto fin dall'inizio, cercando di uscire ogni giocatore con la maglia sudata dal campo. Questo è l'obiettivo principale. Quando ci sono questi presupposti, poi possono arrivare anche dei risultati importanti. Parma e Venezia su tutte, a livello di pole position. Sì, è chiaro che come organici sono squadre che sembrano avere qualcosa in più, però poi spesso i campionati regalano anche delle sorprese. Ci sono alle spalle anche società comunque importanti come Reggiana, Padova, Bassano, Pordenone che hanno fatto molto bene. Quindi è un girone di grande qualità, ripeto, come ho detto, sarà un girone molto molto stimolante. Ecco, la situazione Amadio, parlando un attimo di mercato, comunque di situazioni contrattuali, a che punto siete circa il prolungamento? Ma non è che non c'è questa fretta così, ci siamo incontrati perché c'è la volontà di andare avanti, lo faremo nelle prossime settimane, ma non c'è nessuna ansia. Quando c'è la volontà da parte di entrambi di fare qualcosa, si trova sempre un equilibrio e lo troveremo con grande serenità. Ecco, c'è ancora tempo per muoversi, circa 3 settimane. Teramo è a posto così o state facendo ulteriori valutazioni, magari per intervenire sul finire della finestra? Abbiamo ancora una decina di giorni, almeno fino a Ferragosto, per cercare di capire se intervenire, ma se ci saranno interventi, saranno interventi tesi a magari a colmare qualche lacuna in organico, ma da un punto di vista numerico, insomma, non ci saranno stravolgimenti sostanziali.